Quello che doveva essere inizialmente un piccolo presepe realizzato in onore della primogenita, 27 anni or sono, dopo quasi tre decenni, si è trasformato in una splendida attrattiva nel cuore della Val Chiusella e la natività che dal 1994 Carmen Andrina in Vitommea realizza nella sua casa di Pecco, comune che oggi fa parte di quella realtà che si chiama Val di Chi. Piano piano si è ingrandito, sono state aggiunte statuette, case, montagne, ruscelli, fino ad occupare quasi per intero il cortile di abitazione, che Carmen divide col marito Fabrizio, con la figlia maggiore Clarissa e con le piccole Karen e Zoe di 7 anni. Nato quasi per gioco, dedicato a Clarissa, che all'epoca aveva solo un mese, questo piccolo presepio è via via aumentato di dimensioni e oggi è senza dubbio un'attrazione per grandi e piccini, che possono naturalmente venire a visitarlo sino al prossimo 6 gennaio dopo 17:30. Basta suonare il campanello della casa piccola e Carmen sarà ben lieta di ospitare tutti, offrendo cioccolate e dolciumi più piccoli. Una settimana di lavoro intenso servita per realizzarlo, utilizzando tra l'altro quasi tutto il materiale di recupero. Inoltre, in sottofondo ci sono anche delle melodie natalizie e alcune storie che Carmen ha registrato con la sua voce. Ogni anno l'emozione è la stessa, la voglia di regalare una piccola dose di spensieratezza e allegria rimane inalterata dal primo anno.